Quando, se riuscite per un attimo a fermare i vostri occhi e non guardare me, ma inseguire con la fantasia le note che ci ha dato, vedrete che veramente la musica qui aleggia sovrana, con lui in particolare, perché è un creatore di musica, dà del tu alla musica ed è un tu fatto di simpatia, di concretezze, di successi che sono arrivati fino alla nomination dell'Oscar americano per il cinema, Ennio Morricone. Ho sentito un bravo. E non ha avuto un seguito. Devo dire che i bravi escono così, no? Però il vostro calore, devo dire che è stato istintivo, non sollecitato, e penso che Morricone l'abbia sicuramente avvertito come, non dico un qualche cosa di straordinario, di diverso da tante altre manifestazioni che lo hanno festeggiato, ma è sicuramente un nuovo colpo in più sulla spalla che ti dice va bene così, ti vogliamo bene. L'hai sentito? Sì, l'ho sentito, grazie. Che dire, fare una domanda, ecco, tu cosa domanderesti a Morricone? Qual è il più bello dei tuoi figli? Non so se la musica di Marco Polo o la musica del Pugno di Dollari, non lo so. Beh, io sono molto imbarazzata, di fronte ai maestri mi sento imbarazzatissima, però vorrei vederlo all'Oscar. Io solamente questo posso dire, non gli posso chiedere niente, però è il mio desiderio, quello di vederlo a Los Angeles mentre prende un Oscar. Ce la farai, ce la farai. Io non ci penso neanche, veramente, io lavoro e basta. Ma è chiaro, è chiaro. E tutti, e Quilici fa un'opera d'arte e lui non sa che fa un capolavoro, o perlomeno non si mette lì a dire ora ti faccio vedere io che capolavoro. Sono gli altri che diranno che è un capolavoro. E tutti gli altri così si impegnano senza poter dire garantisco il successo. Ma siccome tu sei abbonato al successo, e il successo mi sembra che sia un poco come Ulisse e l'ombra, tu sei Ulisse e il successo è la tua ombra, ti viene dietro tutta la vita, ti ha accompagnato festante, perché non è l'ombra, è la luce che hai dietro e che ti porta con le tue note. E devo dire che è esaltante sapere che c'è gente come Marina che fa parte dello spettacolo, lo dice con quell'autenticità fresca delle persone che amano quello che dicono, che sicuramente quando ti si augura l'Oscar si pensa che Dmitry Tiomkin e tanti altri che hanno fatto delle colonne sonore stupende che sono state premiate non sono certamente da meno di Ennio Morricone. E l'ha detto anche il pubblico. Guarda, io sono molto più felice quando un regista è contento di quello che io faccio, piuttosto che l'Oscar, che credo comunque sia una cosa un po' oltre i meriti di chiunque lo prenda. È forse un fatto più pubblicitario, però il fatto che un regista, per quanto riguarda me, mi possa dare il consenso per un lavoro che ho fatto, che è venuto bene, che lui crede sia venuto bene, questa per me è la più grande soddisfazione. E anche per me la più grande soddisfazione perché riconferma che la modestia è l'elemento fondamentale di chi ha valore per essere un grande. Complimenti, Ennio. Ciao. Auguri di cuore. Voi avrete visto che nello spettacolo, specialmente nello spettacolo cinematografico, la parte dei leoni la fanno i comici. E naturalmente non dico Abatantuono, che per me Abatantuono forse è un comico per sbaglio, o perlomeno si sono sbagliati quelli che lo hanno creduto. Io non mi fa ridere, dico l'esempio di chi non mi fa ridere. Però non so, i Verdone, i Montesano, i Pozzetto, Sordi che regge ancora, eccetera. Evidentemente il popolo italiano ha bisogno di sorridere o di ridere per il semplice fatto che ha troppi nefasti invece che fasti per sorridere. Però non è detto che questo cinema che ha bisogno di spazi a dimensioni internazionali possa restare in una dimensione asfittica come quella della comicità, perché la comicità è la satira, e
sono ovviamente un angolo o una specie di piccolo settore che riguarda l'Italia. Se uno va a fare l'imitazione di un personaggio italiano e fa il comico all'estero, non ride nessuno, come se a un certo momento, avete capito insomma quello che voglio dire, ecco, per cui mancano gli attori che devono portare avanti un discorso nuovo, un discorso di qualità, perché non si vogliono trovare. E siccome ce ne sono all'estero che si impongono ed hanno una dimensione di rispetto esattamente uguale a quella del nostro paese, dove purtroppo però vige mandare avanti il comico. È diventato anche Celentano, un uomo da 1.100.000.000 per fare un film, 12 miliardi di incasso, e noi siamo felici stasera di applaudire a un uomo che vuol dire la commedia, vuol dire la tragedia, vuol dire un discorso da portarsi in palcoscenico e, se vuoi, davanti a una cinepresa, da gente che recita, che non fa ridere, ma educa. La risata può far buon sangue per un momento, ma di questi signori uno dei grossi alfieri è qui con noi. E non lo dico soltanto per le donne che stravedono per lui, ma lo dico anche per i signori, perché sanno apprezzarlo e lo seguono con simpatia, dimostrata del resto con un consenso non appena è arrivato. Io ve lo ripresento, Franco Nero. Non mai pagato per dire queste cose che ho detto, vero? No, assolutamente. Senti, ma non trovi che sia abbastanza giusta questa osservazione da spettatore, che si esalta la comicità quando invece i veri talenti, quelli che non so, si rifanno alla scuola e che fa parte, non so, dei grossi francesi, dei grossi inglesi, dei grossi americani, che fanno dei film importanti, non so, ne vediamo ancora come revival, ma sono dimenticati in Italia. Cecchigori prende Celentano, prende Pozzetto, prende questo, prende quell'altro. Noi aspettiamo che gente come Franco Nero e come altri colleghi che magari non sono premiati stasera, ma tu consideri certamente validi per portare avanti un discorso nuovo, esistono. E forse sarebbe, a mio giudizio, la chiave di volta per una ripresa che si dichiara ancora lontana, perché si dichiara il cinema in crisi. Sì, effettivamente quello che dice è vero. Io negli ultimi 3 anni ho fatto 10 film stranieri e un italiano. L'unico italiano che è comico, Grog, premiato a Venezia e al Festival di San Sebastiano. Ho fatto film americani, ho fatto un film russo, ho fatto un film tedesco, con tutti i migliori registi del mondo, da Bondarchuk in Russia, Fassbinder in Germania, Golan in America, insomma, Zinner in America. Purtroppo è la verità. Mi dispiace perché tutti i miei film vengono visti in tutto il mondo da quasi 76 nazioni del mondo. E in Italia ultimamente, negli ultimi 2 o 3 anni, non hanno un buon successo. Si vede che il pubblico è indirizzato solo al comico. Anni fa noi facevamo i western, che erano considerati dei film di serie B, dicevano, i spaghetti western. Vedendo però il film comico di oggigiorno, il film western che facevamo noi, il film western, prima di tutto, c'era un'azione, c'era una storia. Scusate, ma io sono un po' influenzato e anche un po' di laringite. Oggigiorno vedo che finiscono un film comico il giorno, non so, 13 di dicembre ed esce dopo una settimana. Mi puoi capire la qualità che ha il film? Ci ho sempre creduto nella qualità e nello stile. Io chiedo al pubblico eventualmente di andare a vedere i film comici, però anche di riservarsi un pochino, un piccolo posto per vedere un film di qualità. Tutto questo, insomma. Il pubblico è d'accordo. Ad esempio, è tanto vero quello che dice Franco Nero, che per così come complementare posso aggiungere che in Italia si dice che le canzoni americane sono quelle richieste di più, tant'è vero che nell'Hit Parade sono moltissime le canzoni straniere e poche quelle italiane, pochissime. Può darsi che sia anche la qualità che spinge queste,
Ma non c'è un paese più esterofilo del nostro, e se non ci fosse la RAI che spinge le canzoni americane, e sappiamo anche come riescono a spingere le canzoni americane, sicuramente avremmo più spazio anche per le canzoni italiane. Per cui abbiamo un prossimo Festival di Sanremo che sarà ancora una serata di tre serate di sbadigli per ammirare dopo le canzoni americane, anche se tra queste, in mezzo agli sbadigli, ce n'è qualcuna buona. Non abbiamo certamente Barbara Streisand, Frank Sinatra, eccetera, però abbiamo dei grandi campioni e sicuramente questi sanno farsi valere, rispettare nel mondo, perché sanno creare qualcosa che vale. E così il malessere, il malumore, questa specie di sì, accorato constatare di Franco Nero, noi lo aiutiamo ad essere sempre più importante, affinché i vari Cecchigori, i vari Cristaldi e tutti gli altri facciano dei film che siano all'altezza di un discorso che è per la cinematografia italiana una volta seconda nel mondo e ora soltanto capace di fare delle gag da strapazzo, perché veramente ci sono delle cose incredibili e abominevoli negli spettacoli che si vedono ora. Non è vero? Non sei d'accordo? Mortali, veramente. Io ho scritto ultimamente un film che sarà la mia opera prima, e non a caso, guarda che non sto raccontando una bugia, quando mi sono incontrata con il produttore, non faccio il nome, ho chiesto un protagonista maschile, perché ci ho pensato molto bene, e ho detto vorrei Franco Nero, se è possibile, e lui mi ha detto non so se accetterà, e ha risposto. Insomma, qui non so se si sono fatti una dichiarazione d'amore, non ho capito, insomma. Franco, c'è il film pronto, c'è l'autrice, poi oltretutto può fare anche la regia. Mi pare giusto. Non ho mai girato con una regista donna, ma sono molto interessato. Molto interessato. Okay. Che facciamo? Lasciamo solo. Vieni qua. Ma che fai? Passi così come le meteore. Ammazza, guarda che ha inventato. Complimenti, Franco!